schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, va lanciato di loco in loco, sempre il fondo e la tempesta, viene sempre la foresta, va fischiando, brontolando, e ti fa torrare il gelar, alla fine la botte scoppia, ti propaga e si raddoppia, e produce l'esplosione. Come un colpo di cannone, come un colpo di cannone, un tremoto, un temporale, un tremoto, un temporale, un tumulto generale che fa l'aria rimbombare, un tremoto, un temporale, un tremoto, un temporale, un tumulto generale che fa l'aria rimbombare. Siamo con Lino Rufo, direttore artistico di questo festival omaggio a Mario Lanza. Lo dicevamo anche con Maurizio Variano, un'organizzazione forte. Quali le potenzialità di questa organizzazione? Sono tantissime, perché questo festival si è svolto all'insegna della poliedricità. Poliedricità in senso di policulturalismo, polimorfismo e politonia anche, perché voglio dire, la musica deve assumere tutte le mostre possibili per fare mostra di sé. Mario Lanza era un artista molto poliedrico, in realtà era uno che, vero, era cresciuto con la voce di Caruso e quindi con il mito di Caruso, ma in realtà cantava anche le canzoni napoletane, cantava canzoni di musica leggera. Vorrei citare per esempio Arrivederci Roma, di cui girò anche il film, scritta da Renato Lascelli, insomma, morì subito dopo, proprio a Roma, dove stava, aveva appena finito di girare un altro film, doveva inaugurare il San Carlo a Napoli e la Scala a Milano, per cui non ce la fece purtroppo, e nel corso di una cura per una dieta che doveva assolutamente fare perché era cresciuto di peso, le medicine gli fecero contrasto e risultarono tossiche per il suo fisico, quindi morì purtroppo. Però dicevo, per lui la musica era a 360 gradi, per cui è assurdo fare un festival in cui si faccia soltanto la lirica, quindi ricordando soltanto un aspetto di... Io ho constatato proprio un'assonanza tra Mario Lanza e un mio carissimo amico, che purtroppo è scomparso anche lui, e si chiamava Lucio Dalla. Infatti un altro nostro amico, il paroliere di Lucio Dalla, ma anche il mio collaboratore, paroliere, coparoliere e anche produttore mio, Gianfranco Baldazzi, che aveva scritto Itaca, Piazza Grande, Occhi di ragazza, La casa in riva al mare, eccetera, proprio le canzoni più belle di Dalla, ha scritto... Quando è morto Lucio, ha scritto un libro, si chiamava L'uomo degli specchi, perché Lucio, quando stava solo in casa, metteva degli specchi verticali in circolo nella sua stanza e si guardava da ogni tipo di angolazione, perché poi alla fine nella vita le scelte importanti e gli avvenimenti importanti avvengono per ragione delle prospettive che si danno agli avvenimenti. Per cui voglio dire, Mario Lanza, ecco, era un poliedrico, perché della musica ne catturava i vari aspetti, le varie incrinature e le varie prospettive, quindi andava vista a 360 gradi, per cui è vero. Infatti abbiamo cominciato all'inizio, il primo giorno, proprio per annunciare al mondo, al paese, al territorio, l'inizio di questo festival, abbiamo iniziato con una street band, si chiamava Louis Armstrong Street Band, che ho fatto girare per il paese, poi al bar l'hanno trattenuta per 20 minuti, faceva le canzoni del jazz anni 30, proprio veramente una cosa che mi ricordava un po' il bando dei banditori col cornetto, giravano per i paesi, soffiavano il cornetto e gente dovete sapere, eccetera eccetera, e davano il bando. E poi la sera c'è stato un gruppo jazz molto forte, non sto a elencare i musicisti, che conosco molto bene, che facevano Gershwin, quindi voglio dire una commissione tra jazz e musica classica, perché Gershwin insomma è stato un po' il precursore del jazz, no? E quindi hanno fatto una magnifica esecuzione di Porgy and Bess e Not the Stories, tutti i capolavori Gershwin, a cominciare da Summertime e I Got Rhythm. Poi c'è stato Carone nella chiesa, perché c'è stata la bomba d'acqua, che ha fatto questo grande omaggio a Dalla, rifacendo le sue canzoni molto bene, fra l'altro un grosso successo di pubblico.
E poi c'è stata la Traviata, vabbè, che tutti sappiamo, poi c'è stato un concerto con Spedino e io col mio gruppo, insomma, io ho fatto un omaggio ai cantautori che hanno avuto una parte importante nella mia vita, diciamo i miei migliori amici con cui ho condiviso le canzoni, come Vasco Rossi, Rino Gaetano, eccetera, De Gregori, Dalla stesso con cui ho abitato, eccetera, eccetera. Poi ieri sera c'è stato uno tra i 10 gruppi migliori della World Music che con il loro disco Mediterraneo Ostinato praticamente sono arrivati al terzo posto della classifica mondiale della musica etnica della World Music e loro sono Stefano Saletti e la banda Icona. Veramente una serata fantastica, buon clima e grande risposta di gente. Grandi applausi, bis finali, standing ovation, insomma tutti i numeri che servono per fare di una serata un grande successo. Stasera c'è, diciamo, il gran galà della lirica, in cui ci sono tre grandi voci dirette dal maestro Leonardo Quadrini e quindi dulcis in fondo i fuochi d'artificio artistici, giustamente. E tutte queste cose diverse tra di loro stanno a onorare e a significare la poliedricità proprio artistica di Mario Lanza, perché lui era questo, aveva un'estensione artistica dalla recitazione da attore all'interpretazione delle canzoni di musica leggera, il jazz, il blues e la lirica. Quindi voglio dire, a tutto tondo, gli mancava solo la danza, poi faceva veramente en plein, ecco. E cosa direbbe Mario Lanza di questo festival? Oh, splendido! Yeah! Vesti la giubba e la faccia in farina, la gente paga e ridere vuole tua. Attiglia vola colombina, ridi pagliaccio e ognuno applaudirà. Tramuta in lazzi lo spasmo e il pianto, in una smorfia il singhiozzo e il dolor. Siamo con Fabio Andreotti, tenore di caratura internazionale, questa sera sul palco di Filignano, sul palco dell'omaggio a Mario Lanza. In cosa si esibirà? Beh, questo è, diciamo, nelle principali romanze del tenore, che vanno da Pagliacci a Turandot, Traviata, diciamo sempre con un occhio a Mario Lanza, anche alle più famose canzoni, diciamo, italiane, internazionali. Parlando appunto di Mario Lanza, lui era un artista a 360 gradi e aveva una grande estensione vocale, insomma una voce forte ma in grado anche di estendersi molto vocalmente. Questa chiave di lettura del personaggio di Mario Lanza è ancora attuale nella narrazione della lirica moderna? O è un modello comunque che è stato reinventato? No, assolutamente. Mario Lanza è un personaggio piuttosto, diciamo, contemporaneo, perché innanzitutto lui ha vissuto tutta l'epoca, diciamo, del dopoguerra, e quindi, diciamo, quando le suggestioni un po' di una musica più leggera e più spensierata, diciamo, spazzavano via un po', diciamo, le polveri della Seconda Guerra Mondiale. Quindi lui poi per la prima volta forse ha giocato con questi repertori che adesso sono anche di tutti i tenori, eccetera, che vanno un po' dal repertorio popolare leggero a quello lirico, diciamo, ecco. Mario Lanza quindi ancora attualissimo. Sì, attuale, e io direi, visto per fare una battuta, visto che veniamo dal Covid e Mario Lanza veniva in un periodo del dopoguerra, diciamo sono due momenti, due situazioni che si lasciano alle spalle qualcosa che si vuole dimenticare, qualcosa che forse potrebbe rinascere, diciamo, nella via dell'arte, ecco.